ALB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, buongiorno. Allora, sicuramente il tema del lavoro è un tema che è sempre molto partecipato e anche molto discusso, soprattutto in questo periodo, in periodo di effervescenza elettorale. Ogni candidato a sindaco, insomma, discute giustamente di una delle più importanti problematiche che attanagliano, inginocchiano tutta l'Italia, il sud in particolar modo. Tra l'altro, leggiamo in questo periodo che sta per arrivare l'ANPAL, cioè la rimodulazione dell'Agenzia del Lavoro. Stop ai sussidi, leggiamo, se si rifiuta l'opportunità di un posto. Adesso leggere questa notizia ci lascia un po' attoniti, anche perché davvero chi cerca lavoro sa bene che ci sono pochi sussidi e poco lavoro. E questa mattina con noi in trasmissione, intanto Simona Gambaro, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo una delle persone, almeno personalmente io conosco, Giovanni Cucunato, che oltre a dirigere l'ufficio del lavoro di Cosenza, ma è anche una persona a me vicina che conosco da tanti anni. Cucunato, buongiorno, grazie per essere buongiorno. Con noi, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Allora, questa notizia relativa al Job Act e se si rifiuta il lavoro niente sussidi, arriva l'ANPAL, una nuova agenzia del lavoro, maggiore impegno sulle politiche attive sul lavoro, sulla ricollocazione dei disoccupati anche attraverso dei percorsi formativi, ma tolleranza zero su chi rifiuta l'opportunità di lavoro. Ne abbiamo notizia qui a Cosenza, ne abbiamo notizia qui nella nostra provincia già di questa trasformazione? Allora, buongiorno a voi, grazie per aver dato aver acceso un faro su questa problematica, sì. Nel senso che siamo in una situazione dove a livello nazionale si sta lavorando per creare quest'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, però che sta succedendo? Per ogni regione poi verranno attivate delle linee guida, quindi significa che le regioni si stanno attrezzando per poter firmare delle convenzioni con le relative province per poter poi offrire queste politiche attive ai ragazzi. Che sta succedendo? Attualmente siamo privi di queste linee guida, quindi tutto ciò che attualmente viene messo in gambo dal decreto legislativo 150 che istituisce questa nuova volontà del parte del Ministero, ancora noi come Regione di Calabria, quindi come centro di Cosenza, non possiamo attivarle perché siamo in una fase transitoria. Sì. Noi come centro per l'impiego stiamo in questa fase aspettando la convenzione fra provincia, tra le cinque province e la Regione Calabria, dove verrà fatto un protocollo d'intesa. Resteremo quindi assegnate alle province con un occhio di controllo e quindi di programmazione da parte della Regione Calabria, fino a quando non verrà poi a settembre modificato quello che era il nostro punto forza, cioè le deleghe che venivano trasferite per le politiche attive a livello sul territorio. Quindi verrà creata questa agenzia nazionale che attualmente è solo sulla carta, quindi le politiche attive che vengono messe in campo, ma non solo quelle che sono di sostegno al reddito, quindi l'accompagnamento una volta che si perde il posto di lavoro, ma anche le altre come certificazione, la 68, siamo in attesa di recepire queste linee guida da parte della Regione Calabria. Ecco, quello che volevo chiedere, qui ci sono dei dati che insomma conoscerai sicuramente, anzi ci insegni bene ad interpretare sulla disoccupazione meridionale, giovanile, devo dire della provincia di Cosenza, è una delle province più inginocchiate dalla disoccupazione. Che tipo di intervento hanno gli uffici del lavoro realmente? Io so che sei una persona molto pragmatica, molto seria, è realmente una persona che si rivolge agli uffici del lavoro, trova la possibilità di qualche tipo di inserimento? Allora, chiariamo anche questo. Dal 2000 vanno via gli uffici di collocamento, dove si collocava, quindi si ritiravano quei famosi libretti, si mettevano quei famosi timbri sui tesserini, sì. Quindi si collocava. L'azienda aveva l'obbligo di passare al centro per l'impiego, allora ufficio di collocamento. La nuova riforma si parla di servizi per le politiche attive, quindi percorsi di formazione, l'aggiornamento, la mobilità in deroga, sono tutti interventi che vanno a favorire, quindi la eventuale EURES che dà la possibilità di vedere anche in Europa che succede, quindi sono politiche attive, sì. E fin quando queste politiche attive non vengono programmate e poi fate scivolare sul territorio, i centri per l'impiego possono essere solamente di supporto ai giovani per mettere a loro disposizione gli strumenti, la ricerca,
però diciamo che non c'è un collocamento diretto, e questo è molto chiaro perché delle volte ci fanno passare come enti che collochiamo solamente il 3%. Beh, la legge nazionale, se la leggete bene, non ci dà più questo compito, ma ci dà il compito di divulgare le politiche attive a favore di questi ragazzi, fra cui il discorso del catalogo formativo. Una volta che si perde il lavoro, il ragazzo non può stare a casa, ma deve essere avviato con una politica attiva di accompagnamento e riqualificarsi. Quindi si parla di politiche attive. Ho capito. Certo, è una situazione che è molto grave. Ancora. Tra l'altro, sì. Chi ha frequentato almeno per una volta gli uffici a Cosenza sono nella zona della stazione, sì, della stazione dei treni, ma ce ne sono anche altri dislocati nella provincia. Sì, siccome ne abbiamo... Sulla provincia di Cosenza abbiamo 5 centri per l'impiego e poi abbiamo voluto creare 7 altri centri piccolini, quindi sono degli uffici locali coordinati che danno la possibilità per i ragazzi disoccupati di non spostarsi. Io, sì, come responsabile ho la possibilità di avere un punto su Acri, uno su Mondalfo, quindi le Stracati, che serviamo oltre 50.000 famiglie, poi abbiamo quello sul Savuto e San Giovanni Viole. Sono tutti punti che sono messi a disposizione per poter garantire quindi meno fastidio possibile, quindi anche costi per i ragazzi che sono disoccupati o le persone che hanno perso il lavoro e quindi devono avvicinarsi a queste politiche attive, di andare nel proprio territorio e trovare un punto di riferimento. Non, grazie, è un momento facile per noi, perché questo credo è travagliato, perché la normativa non ci dà ancora giuridicamente una posizione. Siamo, è vero, alle dipendenze distaccate alla provincia, ma dipendiamo dallo Stato e dalla Regione Calabria. Tutto in attesa di vedere, ritorniamo al discorso di prima, questa creatura che sta per nascere, che è l'AMBAL, che dovrebbe poi racchiudere la rete dei servizi. Quindi dall'interno andremo tutti gli attori locali, quindi anche parte dell'INPS, parte dell'INAIL, i centri per l'impiego, la Regione Calabria, le associazioni categorie. Quindi diciamo che diventa una rete di soggetti abilitati per le politiche attive per il lavoro. Ce l'auguriamo. Grazie Comunato, una buona giornata. Grazie mille per aver partecipato. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Buongiorno.